al Palasport, Claudio Borrelli di Scauri, basket binazionale, gruppo C, basket Scauri versus basket Barcellona Pozzo di Gotto. Un team siciliano è atterrato qui nel comune di Minturno. Lo ricordiamo che la Basket Scauri insieme a Basket Barcellona, ma anche Cefalù e Patti, questi sono gli altri team siciliani, nonché insieme a tante altre squadre saranno quelli che fanno parte di questo gruppo C come Cassino. Ma intanto non perdiamo tempo perché andiamo subito a leggere le formazioni. Per quanto riguarda il Basket Scauri, scende con 0 Victor Osmanescu, poi 5 Dante Ricciotti che è il capitano, 6 Francesco Pipinella, 8 Santiago Boffelli, e ci arriva il primo canestro dopo 9 minuti e 34. Poi 9 Lorenzo Scambone, 10 Joshua Giammò, 12 Enrico Merella, 15 Luca Antonietti, 17 Alessandro Varda, 23 Corsi Innocenti. Allenatore Renato Sabatino, vice allenatore Vincenzino Pontecorvo. Per quanto riguarda invece il Barcellona Pozzo di Gotto, 1 capitano Daniele Grilli, 3 Bogdan Milojevic, 5 Michael Teghini, 7 Giuseppe Marotta, 8 Fabio Stefanini, 14 Davide Paunovic Montenegro, 15 Giuseppe Ippedigo, 17 Fabio Caldarola, 18 Luigi Brunetti, col numero 33 Giancarlo Mate Rodriguez dalla Repubblica Dominicana. Allenatore Mia Zini, c'è intanto Santiago Boffelli sul 5-2. Quindi andiamo a vedere ora gli arbitri, che sono Luca Bertolini Fano e Nicolò Bertolucci di Pesaro. Veramente inizio col botto per i due teams, subito 5-0 Barcellona. È andato Boffelli a spezzare questo tabù. Ancora in avanti, ora c'è Scauri, Joshua Giammò che lascia a 12 Enrico Merella, vai Enrico Merella, chiamo lo schema. Dietro Santiago Boffelli, leader argentino originario di Bergamo Alta, Joshua Giammò ancora cerca lo schema con Luca Antonietti. Luca Antonietti si gira, palla, c'è il rimbalzo ed è pronto il team caro alla Trinacria, se ne va con Rodriguez. Va il giocatore della Repubblica Dominicana, ancora per Grilli, Grilli scarica fuori da tre, palla sul ferro, ma sempre tra le mani del team del Black Jersey in canotta nera. Rimbalzo Brunetti, cerca un varco, scarica fuori, Rodriguez scarica ora al lato sinistro, conclusione dei tre, Grilli, la palla va sul tabellone, quindi fuori, rimessa da parte Scauri, 7-2. Lo ricordiamo che Scauri non perde in casa contro un team siciliano dal febbraio 2016, era contro Nuove Aquila Palermo. Ora Santiago Boffelli, litro argentino, da fuori da tre, e la piazza al punto giusto, siamo sul 7-5. Santiago Boffelli che è andato due volte consecutiva alla realizzazione. Prima un tiro da due che qualche millimetro dietro poteva risultare da tre. Ancora a servizio alla rimessa va Daniele Grilli. Ancora per Brunetti, Rodriguez. Ancora Grilli, capitano, riceve la palla, Brunetti. Conclusione da tre, ferro e sicurezza nelle mani di Merella, mette il turbo Merella,
scarica fuori Joshua Giammo, ancora il numero 14 dei Delfini, c'è lui, c'è Antonietti sul ferro, assicurazioni nelle mani del team caro alla provincia di Messina, e Grilli facilita, mette al 5 a 9. Fa allora ancora rimessa per il team laziale, Santiago Boffelli, bomba da tre e siamo 8-9. È ora solo lui per Scauri a mettere quei palloni dentro. Ancora Giancarlo Rodriguez per Brunetti, ferro Santiago Boffelli, da venerare per questa parte iniziale, palla persa Giancarlo Rodriguez e siamo sull'8-12, anzi 8-11, chiediamo scusa, si sente l'urlo dei tifosi sconvolti Scauri. Ora pedala Enrico Merella, Joshua Giammo, giocatori dello Sobalo, altra bomba da tre, egalité, siamo 11 pari. Veramente bellissima questa gara, battuta e risposta, se ne va Grilli dall'altra parte, ancora conclusione Rodriguez, Giancarlo, bomba per lui, siamo sull'11, 14-11, no, chiedo scusa, 11-14, a mio fianco abbiamo Davide Guzzardi, commento tecnico, ancora palla che va fuori. Allora Davide Guzzardi, non si poteva immaginare un inizio così scoppiettante, battuta e risposta da parte Basket Scauri a mettere i palloni a canestro. Innanzitutto salve a tutti, è un piacere essere arrivato in tempo per vedere questa grande partita. L'abbiamo detto, lo Scauri, o meglio l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, lo Scauri contro le squadre di alta classifica, se magari il meglio, ha battuto anche la capolista e il Napoli, quindi ci aspetta veramente una grandissima partita. Ancora Joshua Giammo, bomba da tre e di nuovo parità, una cosa eccezionale ragazzi, veramente come metti dentro così subisci. Ora Joshua Giammo, oh, è ostacolato dal numero 8 Fabio Stefanini e si prende la prima paletta, già secondo fallo per Stefanini quando mancano 4 minuti e 0-3. Ancora Paolo Scauri con Enrico Merella, Joshua Giammo, giocatore italo somalo ma lui di Roma, Joshua Giammo da fuori contro Rodriguez e Giancarlo, ancora Joshua Giammo, Santiago Boffelli, scarica fuori, bella palla su Luca Antonietti da cestinare, ma introca Giancarlo Rodriguez, il giocatore della Repubblica Dominicana, ecco che riceve la palla, ancora Giancarlo Rodriguez, lo stop, anzi il salto come un postino, deposita la propria palla a canestro e l'arbitro fa lo spunto da parte a Giusto Giammo, è fattore psicologico che va a favore del team dell'isola, infatti Renato Sabatino chiama tutti all'ordine, deframmentazione mentale per il classico time out, 14-16, con una giornata questa da mese di maggio, 14-16, 3 minuti e 16 subito. Coach Renato Sabatino che vuole dare un po' di dritto alle proprie giocatrici. Ai propri giocatori, casomai, e comunque sì, c'è necessità di restare sul pezzo. Lo Scauri si sta giocando una fetta importante di stagione proprio oggi, perché sono rimasti pochi posti virtualmente ancora accessibili
per i playoff e un gran pezzo di questa qualificazione alla fase finale del campionato di Serie B passa da questo campo, da questa partita, da questa vittoria. Si torna ora in campo che Vincenzino Montecorvo che va a dare le dritte a Enrico Merella. Dante Ricciotti che rimane in panchina, un stacanovista che forse vuole dare spazio un po' ai propri ragazzi. Dante Ricciotti è una delle istituzioni ormai di questo comune Minturno, un'istituzione a livello cestistico di Scauri, italo argentino di Bahia Blanca ma di origini marchigiane. Ancora se ne va Grilli, cerca un varco ma c'è una rimessa a favore dei ragazzi in canotta scura. Grilli riceve da Rodriguez e due persone, addirittura Osmadescu che la prende e va ora con calma Enrico Merella. Joshua Giammò lascia per Merella, ora secondo errore da parte di Antonietti. Iacano Rodriguez, volo, e errore ora da parte di Fabio Stefanini, e per poco non la prendeva la palla. Si ritorna con Scauri in avanti, Boffelli che viene bersagliato ma Osmarescu si gira e palla sul tabellone, altra occasione persa. Iacarlo Rodriguez, bellissimo questo lancio, scarica fuori Stefanini, Paunovic, Iacarlo Rodriguez, ancora il giocatore ora. Ancora c'è Rodriguez, Iacarlos Rodriguez, ancora per Luigi Brunetti e c'è Michael Teghini, ancora Capitan Grilli, Iacarlos Rodriguez, bomba da tre, siamo sul 14-21. Allora Davide, ora si sta iniziando a allungare il Barcellona che sta lasciando Scauri dietro a buona distanza. Stiamo parlando di una squadra, il Barcellona, che non perde da 5 partite, 5 vittorie consecutive dopo l'ultima sconfitta proprio contro il Core Napoli, che tra le altre cose è l'ultima vittoria dello Scauri, un po' i destini incrociati in questa gara. È una squadra che sta puntando, continua a puntare alle prime posizioni di questa classifica. È ovvio che ci sia differenza in campo, ma come abbiamo detto già in precedenza, lo Scauri dà il meglio contro le squadre di alta classifica, quindi è
presumibile che resti attaccata fino alla fine, è chiaro, non deve subire questi colpi da tre, deve essere molto più attenta ai rimbalzi sotto canestro. Ora vediamo con tanti risciotti che è entrato, c'è una nuova linfa, è uscito il numero 15 Luca Antonietti, che non ci ha tanto impressionato. Anche io scusa, il numero 12 Enrico Merella. Ora Dante Ricciotti, che è stato uno stagano vista, pensiamo che riuscirà a dare quella linfa in più. Dante Ricciotti passa il tempo. È questo quello che deve evitare lo Scavoli, di perdere palle in questo modo anche banale. È stata, per carità, buona la difesa del Barcellona, ma è inammissibile non riuscire neanche a rimettere il pallone in gioco. Ancora Giancarlos Rodriguez per Capitan Grilli, va ancora Techini, ma c'è Scavoli pronto ora con il finale 14-21. 14-21 che diciamo si può realizzare come fino a 14 pari, sempre in equilibrio, poi dopo che Scavoli ha mollato un po'. No, 7 punti di distanza, noi quindi salutiamo, ci vediamo per il secondo quarto. Oh, è finito il primo quarto. Siamo pronti per entrare in gioco, non era finito il primo quarto, noi qua vediamo non perfettamente il tabellone. Ah, però lo vediamo dall'altra parte, io siamo anche contro luce. Sì, mancano 9 secondi, 8 alla ripresa del gioco. Quindi Aldo, è il momento di fare un po' quello che è stato il punto di quello che abbiamo visto fino ad ora, mentre la partita sta per ricominciare. Allora, tanti punti si realizzavano, tanti punti si subivano, con Santiago Boffelli che è stato il primo a fare prima un tiro da 2 e poi una bomba da 3. Si è andato così, poi dopo 3 volte che Boffelli è entrato a canestro ci ha pensato Giammò. Fino a 14 pari equilibrio, dopodiché Barcellona è arrivato a più 7 come attualmente è. Intanto il primo tiro sbagliato dallo Scauri, vediamo Capitan Grilli che litiga un po' con il pallone, lo scarico è per Rodriguez che subisce un contatto, il fallo è del numero 12 Enrico Merella, almeno quello che ci sembra di capire dalle gestualità del direttore di gara, che è il signor, sono i signori Bertolini, Fabio e Bertolucci Nicolò, rispettivamente di Fano e di Pesaro. Bella gestione della palla da parte del Barcellona, Grilli finta il tiro, la palla in mezzo, molto bene, arriva però la contestazione a canestro e il recupero palla dello Scavri che adesso avanza con Ricchiotti, il tiro e arrivano i primi 2 punti di questa ripresa da parte di Ricchiotti. Ricciotti ovviamente, non Ricchiotti, mi sono lasciato ingannare da una distinta non letta bene. Adesso è il Barcellona che gestisce con Grilli, palleggio, finta di tiro, lo scarico per Rodriguez da 3 che cicca completamente la presa. È un bene che questi tiri di Rodriguez non entrino. È un bene sì, perché è uno che praticamente va sempre in attacco a dare fastidio. Poi ora c'è un cambio, va il numero 3 Bogdan Milosevic al posto di altro giocatore ex slavo David Paunovic, questo è di Montenegro. Sta dicendo che con l'entrata di Dante Ricciotti chiaramente c'è più energia, perché il capitano la sua stoffa. Palla che va sul ferro, ma guardate, rimangono fermi i giocatori scauresi, intanto dentro Luca, il canestro Luca Antonietti, più tiri liberi, una dormita da parte di Bogdan Milojevic. Gran rimbalzo preso da Antonietti che è andato a canestro, adesso va in lunetta per il libero supplementare, è importantissimo per ricucire lo strappo. Siamo al momento 18-21, 21 chiaramente Barcellona, possibilità di andare quindi a un possesso di distanza, eccolo qui, un possesso di distanza tra le due squadre, con il Barcellona che adesso avanza proprio con Rodriguez. Lo sorveglia Boffelli, palla per Brunetti, fa girare molto bene il Barcellona la palla molto velocemente, quindi ferma con Grilli. Grilli con una sfida tra capitani contro Ricciotti, poi lascia andare il tiro Brunetti e tornano 2 possessi di distanza.
Eh sì, ora si ritorna a più 10. No, 19 a 24. 19 a 24 più 5. Scauri ora spinge con Boffelli che perde la palla, ma chiede addirittura fallo. E ora Scauri si ritrova un po' così sotto. Ancora Giancarlo Rodriguez scarica fuori, ancora Pechini, un'autostrada davanti, fortunatamente c'è Santiago Boffelli, leader argentino, originario di Bergamo Alta, che se ne va in avanti, dentro! Bellissimo, un canestro alla Iverson quasi, grandissimo canestro da parte di Santiago Boffelli e siamo 24 a 21, resta un possesso pieno di distanza tra le due squadre, ma se continuano a tirare così Luigi Brunetti ne mette altri due, siamo 21 a 26, un po' di contestazione da parte del pubblico presente, molto presente, tiro dalla media distanza di Boffelli, l'errore, poi c'è un fallo in attacco, palla al Barcellona, la partita continua a essere combattuta, Aldo, sono due squadre che ovviamente hanno tanto da perdere e forse per questo hanno tutto da vincere in questa partita. Ora sta per entrare Joshua Giammo al posto di Santiago Boffelli, giocatore di Roma, Italo Somalo, ma un giocatore che comunque all'inizio è stato quello che ha seguito i canestri dopo dello Scavri, dopo Santiago Boffelli. Ora Joshua Giammo per Dante Ricciotti, se ne va il play di Bahia Blanca, ora palla persa, bersagliato, bistrattato Luca Antonietti, l'arbitro fa finta di chiudere gli occhi e rimessa a favore addirittura del team siciliano. La rimessa è del team siciliano, l'ultimo tocco è stato di un giocatore dello Scauri, ma chiaramente i fischi che potete benissimo sentire, che magari sovrastano anche le nostre voci, sono per i contatti subiti da Luca Antonietti sotto canestro. Per l'arbitro è tutto regolare. Sappiamo nel basket quanto siano inflessibili i direttori di gara, molto diversamente da altri sport. Non è consigliabile protestare appena un tecnico, adesso l'arbitro va proprio a parlare con il tavolo a bordo campo, ma non cambia la decisione, rimane rimessa per il Barcellona. Rodriguez che può avanzare, davanti a lui Giammò, il blocco di Brunetti, Rodriguez invece va dal capitano, eccolo adesso Brunetti che si gira, la stoppata di Antonietti, la palla profonda proprio per il numero 15 che va alla schiacciata, Luca Antonietti, e poi attenzione che c'è il grandissimo recupero di Marella, la palla è per Giammò, la lascia a Ricciotti, perde l'abbrivio del contropiede ma può ragionare il pubblico scatenato e arriva il canestro di Victor Osmatescu e siamo 23 a 26, time out Barcellona. Così, questo è lo Scauri che veramente vogliamo, 25-26 in pochi secondi, da meno 6 a meno 1, lo Scauri deve essere così. E abbiamo visto anche prima che ci è capitato che è appena entrato in campo Bogdan Milojević è rimasto fermo sul rimbalzo, stessa cosa è successa ora. Scauri ora sta iniziando a trovare quel ritmo che ha perso nella parte finale del primo quarto, che abbiamo detto si era parità sul 14 pari, dopodiché ha subito 7 punti consecutivi. Non è da Scauri, è entrato il capitano Dante Ricciotti e ora deframmendazioni e tutti in riga. 6 minuti e spiccioli sul cronometro per chiudere il secondo quarto, il punteggio 2-5 Scauri, 2-6 Barcellona, la partita è aperta ma soprattutto è lunghissima, Scauri che insegue un posto in zona playoff, Barcellona che vuole tentare di chiudere tra le prime tre posizioni in classifica, dietro è durissima con Palestrina a pari punti a 36 e il Cassino a 34, lo Scauri guarda su alle squadre a 26 punti, Luis Roma, Catanzaro e Tigers Forlì dal suo nono posto, vede la zona playoff, Rodriguez contro Giammò, buona la guardia di Giammò, Rodriguez serve Brunetti che litiga con il pallone, viene mandato verso il fondo.
secondo, restituisce il pallone al numero 5 Teghini. Poi dal perimetro ha lasciato troppo solo il numero 14 David Paunovic, che mette la tripla e il Barcellona torna ad allungare. Sì, perché è una squadra che appena gli concedi qualcosa subito va a canestro. Ora incredibile, ora altra bomba. Signori, una gara bellissima, l'ho detto prima, tanti punti fai, tanto la squadra avversaria te li dà, botte risposta. Attenzione, gran recupero, gran recupero di Merella che può avanzare, attenzione, va al contatto, ed è sfondamento, sfondamento del numero 12, molto 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 contestato anche questo contatto. Caricato un po' il numero 12, ma dobbiamo vedere se a sfondamento, se addirittura non fosse fallo del Barcellona. Enrico Merella aveva saltato per andare a canestro, quindi non c'è nessuna forma di fallo. Invece per l'arbitro... Vabbè, dobbiamo vedere se il contatto è arrivato prima dell'assalto, noi purtroppo siamo sprovvisti di replay, quindi non sappiamo. Io ho visto, pensato era pulito, però la decisione dell'arbitro non si cambia e il giudizio dell'arbitro è insindacabile. Ora va fuori proprio il numero 12, Merella, va dentro l'esperienza Santiago Boffelli. Vediamo Scauri come riuscirà. Da precisare che abbiamo visto qualcosa in più di Scauri rispetto alla parte finale del primo quarto. Soprattutto potevano essere i due punti del sorpasso e invece siamo ancora a meno uno per lo Scauri, più uno per il Barcellona, che adesso gestisce con Grilli, davanti a lui Giammo, rilascia Rodriguez, Brunetti fa blocco su Boffelli, va fino in fondo Rodriguez, ma trova una selva di mani, alla fine beneficia Teghini, il tiro da tre, la palla che prende il ferro, rimbalzo difensivo per lo Scauri che può avanzare con Dante Ricciotti. Chiamano schema, arriva Boffelli che dall'arco c'è il fallo, chiaramente non ci sono i liberi, potrà usufruire però ancora del pallone la squadra di casa. Pubblico scatenato oggi, letteralmente scatenato. Signori, se non siete venuti al palazzetto ci dispiace per voi, perché oltre ad essere una partita bellissima c'è un'atmosfera fantastica. Paolo Di Locchio e Antonio Luperto ci riguardano da lassù, loro hanno insegnato il tifo a questi ragazzi di portarlo per lo Scauri fino alla fine di ogni gara, perché diciamolo tranquillamente, Scauri quello che fa innamorare è pubblico casalingo. Aldo, scusa ti interrompo, ma sono arrivati i due punti del sorpasso e li ha fatti Dante Ricciotti dalla media distanza, palleggio, arresto e tiro, un classico, ma sono due punti fondamentali. La stoppa del capitano, ci ricordiamo che Dante Ricciotti nella Coppa Italia di C e la Coppa Italia di chiaramente C nazionale è stato uno staganovista, ha giocato tutte le partite senza saltare un minuto. Roba che per fare esempio Madre Natura ha dato proprio a questo ragazzo un tesoro, perché giocare tutte le partite così e vincere è veramente da togliersi il cappello. Intanto passi da parte del Barcellona, cambio di possesso e lo Scauri può gestire il primo vantaggio del secondo quarto. Sono arrivato un po' in ritardo, quindi non so se è il primo vantaggio della partita, ma Aldo mi correggerà nel caso. E intanto vediamo che gestisce il pallone proprio la squadra di casa con Osmatescu, il recupero da parte del capitano Daniele Grilli. Siamo già dall'altra parte, gli uomini in maglia nera, la palla per Brunetti, il numero 14 Paunovic, Rodriguez, la palla arriva ancora a Brunetti, il tiro di Teghini, ancora Rodriguez ed entra la tripla. Rodriguez sembra implacabile dall'arco dei tre punti, ma quando va a girare palla così veloce il Barcellona diventa difficilissimo stare al passo. Lo Scauri adesso deve segnare per tornare in parità. Avanza Boffelli, si va a infilare in un vicolo cieco, il tiro corto, primo ferro e rimbalzo per il Barcellona. Rodriguez sfida Giammova fino in fondo e il ferro sputa via il pallone. Può avanzare Ricciotti, non c'è un secondo di pausa. Cioè sembra una gara tutti in attacco, tu, cioè, senza difesa, senza
E guardate la palla maledetta che sembrava entrare, poi è uscita. Stavo dicendo tutti in avanti perché tutti quanti questa partita la vogliono vincere, sembrava proprio una finale. No, non esiste schema, non esiste, esiste quella voglia di vincere e di lottare fino all'ultima goccia di sangue e di respiro. Intanto il fallo di Victor Osmatescu, che è costretto a uscire in questo momento per far entrare il numero 17, Alexandru Barca. Può avanzare il Barcellona, che comanda ancora con 2 punti di vantaggio in questo secondo quarto. Palla nell'angolo per Brunetti, lasciato solo, e ancora da 3 Brunetti. Quanto stanno facendo male queste triple allo Scauri. Adesso avanza con Ricciotti. Giammò, la finta, si fa vedere Buffelli, riceve Antonietti per Ricciotti, ancora per Antonietti, in mezzo al traffico, poi si allunga per vedere il rimbalzo che invece è ancora nero o blu scuro. Intanto l'errore da parte del Barcellona, troppa fretta. La questione è questa, che Barcellona bombe da 3 le mette, Scauri va a cercare magari forse dalla strada dei punti un po' più facile, però la difesa, quella del Barcellona, è tosta. Quindi bisognerebbe cercare dalla lunga distanza di essere più precisi, perché ti sforzi di meno, però ottieni il massimo risultato, che è lo stesso risultato che fa il team avversario. Joshua Giammò contro Rodriguez, Joshua Giammò, meraviglioso, il giocatore capitolino, meraviglioso, 33-35, Scauri ritorna a essere a meno 2, attenzione ora a sapersi difendere. Hai chiamato la tripla e la tripla è arrivata. Intanto Rodriguez, davanti a lui c'è Buffelli, Rodriguez per il capitano Grilli. Brunetti ancora fuori per Rodriguez, che gode di una certa libertà. Teghini per Paunovic, Grilli dalla media distanza alza il pallone, il rimbalzo è di Varga. Poi Ricciotti, Giammò che ha già fatto male da 3. Ricciotti, eccolo qui, che riceve di nuovo da Buffelli. Varga fa movimento e va a fare blocco per la tripla di Ricciotti, il rimbalzo però è di Antonietti. Ancora Ricciotti, fuori per Antonietti, siamo nella lunetta. E poi lascia andare un tiro difficile. Allora Davide, non so se tu te ne sei accorto, ogni volta, attenzione, canestro più tiro libero, canestro più tiro libero, questa è brutta. Lo poteva dare anche dall'altra parte, invece a scala ha dato fallo di attacco. Allora, abbiamo visto prima, ogni volta che si va per vie centrali sotto canestro sono almeno in 2 se non in 3 a difendere. Questa è la caratteristica che c'è Barcellona Pozzo di Cotto, e quindi questo spinge ancora una volta Scauri a tentare i tiri da 3. Barcellona tira da 3 con scioltezza, dalle ali. Scauri invece molte volte non riesce a fermare e ad evitare questa cosa, perché lo ripetiamo, mentre il canestro da 3 in questa situazione ottieni il massimo risultato col minimo sforzo. Intanto è esploso qualcosa qui fuori e sta entrando anche del fumo dalla finestra. Vabbè, è un clima talmente bello qui nel palazzetto che sicuramente ci penserà la vigilanza. Allora, mancano 59 secondi e un decimo alla fine del secondo quarto. 3-3 Scauri, 3-7 Barcellona, sono 4 punti di distanza. Quando deve ancora battere il proprio tiro libero Rodriguez, Rodriguez che sta facendo veramente veramente molto male alla squadra di casa con giocate da 3, che siano poi tiri dall'arco, che siano appunto il canestro più tiro libero. Questo è il caso in questa fattispecie, in questo momento. Vedremo se entrerà poi tra le altre cose del tiro, magari gli portiamo un po' di sfiga, non vorrei essere nei tuoi panni in questo momento. Attendiamo quindi il libero, ma chiaramente io sono pienamente d'accordo con te Aldo, lo Scauri deve cercare di giocare in maniera più sciolta, più tranquilla. Sembrano un po' troppo frenetici i ragazzi di Sabatino e finiscono nella rete difensiva del Barcellona. E infatti un po' di sfiga gliel'abbiamo portata, sbaglia Rodriguez, il rimbalzo è di Antonietti, Ricciotti può avanzare.
Voglio sottolineare oggi nel Barcellona, basket Barcellona Pozzo di Cotto, l'assenza di un, possiamo dire, nostro compaesano Marco De Angelis, il giocatore di Sezze, che è arrivato a giocare anche in Sicilia. E ora altro errore arbitrale, l'arbitro dice c'è stato un fallo da parte del numero 15, Luca Antonietti, e quindi tiro libero per il team caro alla provincia di Messina. Non sappiamo, intanto c'è il cambio, va proprio lui, va dentro Victor Osmadescu, che dovrebbe prendere un buono sui rimbalzi, ma sperando che i tifosi scari spero che la palla non va con essa. Le altre cose, lo Scavoli ha contestato parecchio, anche perché c'è stato un contatto mentre è andato su Boffelli nell'area del Barcellona, e successivamente proprio è stato fischiato questo fallo a Luca Antonietti, e tra le altre cose è portato su in panchina, ma soprattutto sono 38-33, entra il primo e non il secondo, può alzare lo Scavoli per accorciare le distanze mentre mancano 26 secondi, ultimo possesso quindi per lo Scauri. Fallo su Santiago Boffelli, il Renato Sabatino che praticamente c'ha qualcosa da dire, ora a rimettere c'è Dante Ricciotti. E ora c'è pronto un cambio nel team Siculo, perché va dentro il numero 7 Giuseppe Parotta, va fuori Michael Teghini, e vediamo un attimo se Scauri con questo schema cercherà almeno di restringere il gap. Josh Giammo, come abbiamo detto prima, e ora addirittura c'è Rodriguez a difendere, sempre due o tre giocatori a fermare quelli scaurisi. È una cosa solida, una cosa importante che dall'inizio della partita sta facendo Barcellona. Stanno bloccando tutte le vie centrali, mentre qualche problema per Giammo, che ancora si piega sul terreno di gioco, è caduto, è stato fischiato il fallo allo Scauri in questa azione. Ancora però non ha raggiunto il limite il Barcellona, e dubito che lo raggiungerà in questi secondi che restano alla fine, sono 19. Palla è per Osmadescu, che sbaglia completamente la misura del tiro. Barcellona che si può costruire un ultimo tiro, Rodriguez presumibilmente andrà fino allo scadere e apre per il numero 17, cortissimo, ma finisce il secondo quarto qui, sbaglia di pochissimo l'Ave Maria, 33-38 per il Barcellona, si chiude il secondo quarto qui dal palazzetto dello sport di Scauri, noi ci sentiamo per il terzo quarto. Qua siamo tornati in diretta dal Pala Borrelli, pronti per assistere al secondo tempo a partire dal terzo quarto della partita importantissima, la 25esima giornata del campionato di Serie B tra Basket Scauri e Basket Barcellona. Aldo, stiamo parlando all'intervallo, mentre il primo possesso è del Barcellona, di come sia effettivamente un punteggio di partenza basso per un secondo tempo, 33-38. Diciamo che comunque è successo che forse nella pressa, nella fretta di poter andare a canestro, molti palloni non sono stati messi dentro. Poi c'è poco da ragionare, perché una gara di questa cerca di andare tutto quanto in attacco, e molte volte non riesce a finalizzare. Ora ecco, c'è un fallo, vediamo, sicuramente cambierà, perché c'è Dante Ricciotti dentro rispetto all'inizio del primo quarto, ma ora c'è tiro libero per Barcellona.
No, due tiri liberi per il Barcellona, il primo prende il primo ferro in lunetta il numero 8 Fabio Stefanini, che mette il secondo e sfiora quota 40 il Barcellona, siamo 33 a 39, due possessi pieni di distanza tra le due squadre. È restato in campo Joshua Jammo, con il suo ingresso è coinciso il miglior momento dello Scauri, e qui sbaglia un canestro non difficilissimo, quello di Osmatescu, figlio di un'ottima azione, e qui c'è fallo, ha fischiato fallo per il Barcellona, sì, fischiato fallo per il Barcellona. A me era sembrato che fosse passi da parte del Barcellona, perché era atterrato con il pallone ancora in mano il giocatore della squadra ospite. L'arbitro evidentemente ha visto qualche altra cosa. Quando è infrazione di passi, lo sappiamo, si muove il braccio in questa direzione, non è stato così, ha visto un fallo da parte dello Scauri. Ora vediamo il team siciliano che si spinge in avanti, conclusione, palla sul ferro, ma vediamo ora fallo a favore dello Scauri. E come dicono i latini, sursum corda, visto che Scauri è stato comunque tempestata per un po' di tempo per subire falli. E fallo di Paunovic, il primo della sua partita, cambia il possesso, restano due quelli pieni di distanza dal Barcellona. Vedremo se lo Scauri comincerà ad accorciare le distanze già da questa azione. Ricciotti per Antonietti, in isolamento Antonietti, si gira bene, qui c'è il fallo e andrà in lunetta il numero 15 per i due tiri liberi. Fallo del numero 18, se non ho visto male, dovrebbe essere il terzo fallo del numero 18 Luigi Brunetti, sempre se non ho visto male. Intanto in lunetta Luca Antonietti per i due tiri liberi. Il primo entra e già è buono. Ed entra anche il secondo, 39 a 36. 39 a 36, sì, non ho sbagliato io, si è ancora da aggiornare. 35-39, ma intanto ancora sì. Giancarlo Rodriguez, il giocatore la Repubblica Dominicana per capitano Grilli, questo corso è Brunetti, Giancarlo Rodriguez, Giancarlo Rodriguez, ma c'è un po' Osmatescu, qua la palla è mia, Giammo, Joshua, ancora, gira, scarica fuori, tanti Ricciotti, giocatore in maglia blanca, conclusione, Antonietti, meraviglioso! Meraviglioso! Ed entra la bomba del numero 15 Luca Antonietti. Adesso c'è da difendere Grilli da tre, subito il Barcellona non vuole che lo Scauri accorci le distanze, si lasci prendere dalla frenesia e soprattutto dall'incitazione, dall'incitamento di questo pubblico fantastico. Osmatescu per Ricciotti, fuori a Giammo, ancora Ricciotti, dentro per Osmatescu che litiga col pallone e lo perde. Non bene Osmatescu in questo avvio di secondo tempo, si prepara infatti un cambio ed entra ancora da tre il Barcellona, che allunga in un amen dal 38-39 a 38-45, time out Scauri. Aldo, siamo passati dal 38-39 al 38-45 nel giro di due possessi praticamente, una brutta botta, ma soprattutto Osmatescu da quando è iniziato il terzo quarto non ne ha presa una, cioè non ha indovinata una. Era andato bene prima perché appena entrato ha preso con la palla soppone e è andato. Ora invece è andato un po' allo sbando. Scauri ha subito 7 punti consecutivi ma in 3 minuti alla fine del primo quarto senza Ricciotti. Ora ne ha subiti 6 in pochi secondi.
Il problema è che Scauri non è come Barcellona che appena subisce canestro riesce a fare altrettanto, giusto per dire tu cerchi di costruire, lui subito come un soffio di vento cancella tutto. Scauri deve cercare più dei tiri liberi, sui tiri da me. Ancora una volta per vie centrali non si è trovato il passaggio. Ancora una volta strada chiusa, Rodriguez in contropiede alla ascia per Grilli che lascia partire la mano primo a ferro, ma il rimbalzo è ancora di Grilli. Dentro molto bene il Barcellona con questo canestro di David Paunovic. Allunga ancora 38 a 47, siamo quasi alla doppia cifra di vantaggio. Dalla media distanza il canestro sputa via il pallone, quel grande recupero però di Varga e mette il pallone nelle mani di Antonietti. Il pubblico qui rumoreggia un po' per il poco coraggio. Scivola Boffelli ma mantiene il possesso per la propria squadra. Giammò subito per Antonietti che lascia andare la mano, la palla percorre i due ferri ed esce dall'altra parte. Ancora Barcellona, subito dall'altra parte con Grilli, la mette nelle mani di tanti giocatori, alla fine Rodriguez da tre, ferro e rimbalzo per Antonietti. Ricciotti, Boffelli da tre, primo ferro e rimbalzo per Grilli. Ormai è una botta e risposta dall'altra parte, lo Scauri che non può perdere tempo se vuole accorciare le distanze ma non può neanche permettersi di sbagliare tutti questi tiri. Stefanini per il numero 18 Brunetti, Paunovic, Rodriguez costretto a fermarsi, si gira Rodriguez, sono bellissimi due punti di Rodriguez. Più 11, peggiore cappe da parte dello Scauri, non si sarebbe mai potuto arrivare. Specialmente dopo un recupero, siamo ora a meno 11, lo ricordiamo, Scauri non perde in casa contro i Nimes siciliani dal febbraio 2016, Joshua Giammò, la palla su ferro, il problema è che nei rimbalzi Scauri arriva in ritardo, ci sono due giocatori del Barcellona, Rodriguez è ancora in azione, Brunetti, ancora Capitan Grilli tira. Sui rimbalzi Joshua Giammò, Labio dice rimessa a favore del team siciliano, c'è cambio perché va dentro Bogdan Milojevic e va fuori Paunovic, il numero 3 è slavo, diciamo ex jugoslavo, è uno che quando è entrato in campo non è riuscito ad essere pronto sui rimbalzi, vediamo se sarà la stessa cosa. Ancora è il numero 18 Brunetti per Stefanini, palo di sfondamento, Scauri ora deve avere la possibilità di iniziare almeno a farsi creare più uno. Altro cambio dentro Michael Teghini, fuori Fabio Stefanini. È entrato intanto Merrella nello Scauri per cercare di cambiare qualcosa, chiaramente Renato Sabatino mischia un po' le carte. Merella avanza proprio in questo momento, Boffelli si deve ancora innescare in questo secondo quarto, in questo terzo quarto viene chiamato intanto infrazione di passi proprio da parte del numero 8, non riesce a trovare il bando della matassa allo Scauri, esce proprio Boffelli per fare posto di nuovo a Giammò. Squadra corta con Ricciotti, Merella e Giammò, Rodriguez, Brunetti, c'è bello il taglio di Rodriguez che poi deve uscire comunque dall'area, entra nell'area di verniciata, poi è successo qualcosa, si è fermato il numero 3 Milojevic. Ok, non abbiamo mai capito che è successo, forse ha avuto un piccolo mancamento il numero 3 e ha chiesto all'arbitro di fermare il gioco, adesso deve uscire però, che infatti esce. Beh, può capitare che comunque siamo in un, non in primavera ma una stagione pre-estiva, perché il caldo che sta facendo in questi giorni è normale che ti togli anche un po' di fiato.
può capitare, diciamo, su queste cose non ci si deve mai scherzare. Ora è uscito, sicuramente si riposerà. Intanto ancora una volta Scauri lascia spazio, è una cosa, l'arbitro dà falla a favore del Barcellona, non l'ha toccata il numero 12 scaurese Enrico Merella, tanto è vero che la palla ha superato la linea già da prima di partire, invece l'arbitro dà tiro libero a favore del numero del capitano Grilli, quindi 38-49, palla va sul ferro, vediamo ora se i tifosi scauresi gli diranno ripetita Juvent affinché possa la palla ancora non andare a canestro. Vediamo 3 minuti e 45 la fine di questo primo quarto. Scauri in questo periodo è solo 2 sul ferro, si parte da Dante Ricciotto. Intanto è stato un episodio curioso con il numero 14 di Paunovic che ha fatto un cross all'arbitro che non ha potuto prendere il pallone troppo alto. Intanto sono 2 punti di Antonietti, bisogno di ossigeno, lo Scauri finalmente va a punti meno 9, torna in cifra singola di distanza dal Barcellona. Paunovic per Rodriguez, è pescato ancora un fallo allo Scauri e qui si rischia perché il Palaborrelli diventa una sorta di girone dell'inferno con il pubblico imbestialito a ogni chiamata dell'arbitro. Terzo fallo nel frattempo per Merella, se non ho capito male. Quarto fallo. Quarto fallo quindi per Merella, che rischia quindi di chiudere questa partita anzitempo. Fischiato un tecnico a Merella, ecco perché il quarto, lo si capisce dal fatto che non ci sono uomini pronti ad andare al rimbalzo. Fa il primo, fa il secondo, Rodriguez potrebbe mettere anche il terzo che entra infatti. Canestro e possesso per il Barcellona, causa del tecnico per proteste di Merella. Può avanzare adesso il Barcellona con Teghini, lascia a Brunetti, aggira tutto il campo Grilli. Teghini, Rodriguez, sta facendo ammattire la difesa scaurese, si allarga, lascia poi a Paunovic che tira da 3 e sono al di 3 punti per Paunovic, ma soprattutto sono 15 punti di distanza adesso tra il Barcellona e lo Scauri che insegue. Merella non riesce ad andare a canestro. Barcellona pronto per tentare di allungare ancora Rodriguez. Chiaramente adesso possono giocare con tranquillità anche con il cronometro. Qui palla per lo Scauri, palla che ha toccato la parte bassa del tabellone. Quanto è difficile, Aldo, recuperare soprattutto psicologicamente quando mancano 2 minuti e 10 alla fine, sei sotto di 15 e hai visto darti contro delle chiamate che non hai accettato molto serenamente. Ora vediamo palla sul ferro e addirittura ora c'è rimessa da parte di Scauri. No, è per il Barcellona, ha pestato la linea Merella. Allora ancora una volta dobbiamo dire che Barcellona si fa trovare pronto sui rimbalzi, pronto a difendere e lesto a rispondere come subisce il punto. È una cosa, e poi Scauri purtroppo molte volte non riesce a fermare l'azione se non per degli errori del Barcellona. Ora si va in avanti, viene fischiato un fallo su Luca Antonietti. Vediamo la paletta attribuita al numero 18 Luigi Brunetti, quale sarà? Pare sarà la numero 1, quindi tiro libero a Luca Antonietti.
fino al meno 41-55. Vediamo se ci sarà un ripetito Juventus. E così è, 42-55 di Antonietti, 1-42. C'è ancora tempo, c'è ancora tutto l'ultimo quarto di partita, ma ci sono ancora questi 90 secondi e spiccioli da giocare in questo terzo quarto. Barcellona in possesso, riesce ad avanzare Teghini, prova a fare blocco Paunovic, Teghini fino in fondo, primo ferro, al rimbalzo ci arriva Varga, Ricciotti esce dai blocchi, attenzione, va in contropiede tutto solo Rodriguez e fa 57. Aveva seguito bene tutto il giro di Merella e l'ha anticipato, e doveva essere forse più attento Ricciotti a capire che si era chiusa quella possibilità di passaggio. Qui bello il gioco di Giammò, poi fermato fallosamente, colpito. Se c'è un cambio, esce Ricciotti, entra Boffelli, mentre si andrà ai liberi, andrà Giammò ai liberi per il fallo appena subito. Joshua Giammò, 42-57, 49 secondi e 2, buona la prima, vediamo se ci sarà una ripetita Juventus. Giocatore di Roma, ma mamma somala ora. 44-57, meno 13. Scavri ora deve fare il miracolo, perché lo può fare se gioca come si conosce, anche se il team siciliano viene da ben 6 vittorie consecutive. Carlos Rodriguez va al giocatore dominicano per capitano Grilli, ancora Carlos Yaya Rodriguez, Lucia Righetti dentro, 45-59, come vedeva si mostrare, basta che riesco a trovare un po' di spazio, Barcellona Pozzo Ricotto mette dentro. Ma ora ha difeso bene lo Scauri, addirittura andando a prendere, e vedete qui c'è sfondamento abbastanza evidente di Boffelli che ha travolto numero 5 Teghini, e abbiamo visto volare. Aldo non è per nulla d'accordo con me, ci può stare anche questo, non abbiamo il replay, non possiamo purtroppo valutare. Mi è sembrato abbastanza deciso come movimento quello di Boffelli. Comunque stavamo parlando della difesa precedente, questo è un canestro che il Barcellona si è preso, ma quantomeno non è stato regalato allo Scauri, che è stato anche molto rapido a uscire dai blocchi per andare a prendere i tiri da tre. Ha costretto Brunetti a un tiro girandosi, prendendosi un po' di spazio. Questa è la difesa che può funzionare. Chiaro che difendere con questo ritmo per tutti e quattro i quarti forse era chiedere troppo, ma farlo dall'inizio forse non saremmo a questa distanza di punteggio. Allora, se tu vedi che per via centrali ti manca in 2-3, cosa devi fare? Significa che in quella zona non devi andare, significa che devi tirare da tre e fare esattamente come fanno loro. Il Barcellona che cosa sta facendo? Subisce canestro, penso neanche 7 secondi, risponde subito, la stessa metrica. Questo qua ti taglia psicologicamente soprattutto, perché praticamente per loro velocizzi, ma è come se si riparti da zero. E infatti poi dopo approfitti della stanchezza ed ecco qua, hanno fatto un gap di 15 punti. Scauri prima è riuscito a recuperare subendo quei 7 punti iniziali, perché entrate tanto Ricciotti a dare energia. Dopodiché a 1-2-3 nel lungo andare lo paghi. Intanto possesso per lo Scauri, è arrivata l'Ave Maria di Giammò che non viene ascoltata dagli dei del basket. 4-4 Scauri, 5-9 Barcellona al termine del terzo quarto. Noi ci sentiamo per l'ultima ripresa e a tra poco. 15 punti, 10 minuti, vediamo se lo Scauri riuscirà a rimontare.
o se il Barcellona prenderà la sesta vittoria consecutiva. Il primo possesso di questo quarto e ultimo quarto è proprio per la squadra di casa in maglia bianca, affidata alle mani del numero 8 Santiago Boffelli. Merella, Antonietti, esce dai blocchi Boffelli, marcato molto stretto, veramente estenuante la difesa del Barcellona che leva ossigeno e idee allo Scauri. C'è un fischio dell'arbitro, fallo per lo Scauri, accolto con un applauso ironico da parte del pubblico. La palla è per Osmatescu che torna quindi in campo dopo un terzo quarto decisamente sottotono. Merella prende la distanza e va a canestro. Questo è il modo giusto di cominciare. 4-6, 5-9, è tutto ancora possibile. Rodriguez dentro per Paunovic, fuori Grilli da 3, il primo ferro, la palla litiga con il canestro. Possesso però per il team casalingo. Quattro persone su un balzo, sotto un canestro, nessuno ha saltato, erano quattro giocatori dello Scauri. Attenzione perché la palla facilmente può scivolare e può andare in mano avversaria. Santiago Boffelli, la disperazione, Osmatescu. Clamorosamente a favore del Barcellona quando è stato il piede del giocatore Barcellona a toccare per ultimo la palla, però errore di Osmatescu, lo devo dire, perché quella palla deve essere tua, tra le mani, come in una cassaforte. Devi saltare e la devi mettere dentro, non puoi sbagliare così. È la seconda volta che Osmatescu si lascia scivolare un pallone dalle mani. 46-59, il risultato è possesso Barcellona che avanza adesso con Rodriguez, chiama il blocco perfetto di Paunovic, non può per andare al tiro Rodriguez, lo lascia fuori per Grilli, lo aggredisce Boffelli da fuori, Teghini, ancora il ferro, ma ancora una volta i giocatori del Barcellona più lessi al rimbalzo, ma sono stati furbi e bravi i giocatori dello Scauri ad appropriarsi di questo pallone. Dall'altra parte un rovescio meraviglioso di Luca Antonietti, 48-59, 11 lunghezze di distanza, attacca il Barcellona, deve continuare a difendere così. Rodriguez lasciando per aria un pallone che finisce tra le mani di Boffelli, siamo già dall'altra parte, di nuovo Boffelli, si ritrova il pallone tra le mani dopo l'aggressione di Rodriguez, c'è il fallo e Boffelli andrà in lunetta per i due tiri liberi, uno Scauri che ha tutta l'intenzione di vendere carissima la pelle. Questo è lo Scauri che vogliamo, lo Scauri che ha reagito subito. Ora fuori il numero 3, Bogdan Milojevic, dentro Luigi Brunetti. Ora Santiago Boffelli, idro argentino, originario di Bergamo Alta, palla che non va dentro, ripetita Juventus, no. Vediamo ora i tifosi dello Scauri anche soffiando, voglio spingere questa palla dentro a canestro perché è meritata. E ancora una volta sbaglia. Ma l'errore più grave, ai rimbalzi ancora Scauri si fa sorprendere. Debole al rimbalzo questa sera il basket Scauri, che deve però continuare sull'onda psicologica di un avvio di quarto periodo veramente importante. C'è il recupero palla del numero 12 Merella, in campo aperto, Merella lascia fuori a Giammo e ancora nessuno al rimbalzo, è inammissibile questa cosa. Grilli, Grilli fa tutto il campo, poi Paunovic, numero 5 Teghini che può impostare il blocco di Paunovic, la palla fuori per Grilli che da 3, la palla sporcata dal ferro e ancora nessuno al rimbalzo, ancora lento Osmatescu ad andare su questo pallone. Ci sono stati due falli a fuori dello Scauri, uno su da parte di Grilli e l'altro su Joshua Giammò. E l'arbitro non l'ha visto, ora chiaramente arriva il tiro da 3 e questo però non va proprio bene. A un certo punto la palla entra, adesso al di là dei falli continua lo Scauri a perdere il confronto al rimbalzo con la squadra ospite.
non deve frenare, non deve frenare per nulla al mondo la squadra di Sabatino. Ed ancora un rimbalzo preso da Brunetti. Eccolo in possesso palla Brunetti, Grilli cerca lo spazio centrale, aggredisce il ferro e ne mette altri due Grilli, mattatore vero e proprio di tutte le velleità di recupero dello Scauri. Il numero uno, il capitano Daniele Grilli, time out per coach Sabatino. Scauri era iniziato benissimo, la palla saponetta di Osmadesco che non lo vedo concentrato, è un peccato veramente. Alla fine ha perso, sono fatti subire questi 4 punti, ora si è a meno 16 e a meno 16 quando mancano 6 minuti e 22 ci vuole proprio il miracolo, almeno che non è, tra virgolette, calci la scienza nel saper bombardare da 3, mettere 5 bombe da 3 almeno dentro e cercare chiaramente di fermare l'attacco avversario, perché Barcellona così dice, è smart, nel senso che appena subisci ti attacca soprattutto dalle ali, e l'ha dimostrato. Quando una palla pesa cambia tutto, da meno 11 a meno 16 con una banale palla persa di Osmadescu che sporta un po' sul groppone, due palle scivolate tra le mani nei momenti forse più importanti della partita della squadra di casa. Boffelli lotta la mano, ce la mette Rodriguez e anticipa Ricciotti. Sarà solo rimessa per la squadra di casa, meglio di niente, dicono da qualche parte, qualche provincia più a nord della nostra. Boffelli, primo ferro, contestato il rimbalzo, c'è il fallo del Barcellona. Palla quindi per lo Scauri che può ancora attaccare, 14 secondi allo scadere dei 24, ancora rimessa per lo Scauri, ma adesso sono 13 secondi alla fine dei 24. Hai visto, Davide, hai visto ora nella rimessa di Dante? Il Barcellona si è messo tutto il corpo pur di andare a toccare la palla con la caviglia, con ginocchio, a non farla arrivare al giocatore lo Scauri. Schema eccezionale, e andare a canestro Merella su assist di 18. Bisogna ritornare con la metrica di questo inizio quarto set, bisogna vincere questa gara, è difficile, ma solo se Scauri, se si impegna, lo può fare. Ed è difficile anche far scollare Aldo Conte dai suoi dettami pallavolistici, ha chiamato set il quarto, ma lo vogliamo avere anche per questo. Grilli in possesso per Techini, il tiro di Techini, solo rete. Ogni volta che lo Scauri tenta di farsi sotto viene ricacciato indietro dal Barcellona. Barcellona smart, come l'ha definito il nostro Aldo Conte, dato qui polveri bagnate in maglia bianca. Rodriguez per Techini, Brunetti, Rodriguez, la palla ancora per Techini, palleggio, arresto e tiro, ma non vale, infrazione di passi da parte del numero 5. Cambio di possesso, 17 lunghezze di distanza con 4 minuti, quasi 5 alla fine della partita. Boffelli da 3, stanno provando a cacciare la scienza, virgolettando la citazione di Aldo Conte, ma la palla proprio non entra. Fattore psicologico che da parte a fuori Barcellona, che ora cerca di accomodare la partita, nel senso di rallentare, di gestire mentalmente, perché più 17 di vantaggio, guarda con che scioltezza fanno girare la palla e come riesce a seccare da 3. Caro Iaio Rodriguez, è incredibile, 50-70, veramente pesante questo per lo Scauri, che comunque solamente nella finale del primo tempo si è visto sotto. Abbiamo visto anche che Dante Ricciotti non ha iniziato,
e ora dentro Giammò, 52-70. Passivo probabilmente immeritato, a giudicare perlomeno la quantità se non la qualità della prestazione dello Scauri, ma il giudizio del campo è insindacabile. Il Barcellona sta meritando quella che sarebbe la sesta vittoria consecutiva. È proprio forse questa l'immagine della partita. 52-70, sei 18 punti avanti, ma ti lanci come un dannato per anticipare l'avversario al rimbalzo. Forse è questa la fotografia della partita, un Boffelli che si fa anticipare da un avversario che è avanti di 18 punti. Sta mancando forse proprio la cattiveria, è mancata forse proprio quella in questa partita per il basket Scauri, che sta per incassare la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita dalla Tigers Forlì. Dopo due vittorie consecutive, tra le altre cose, quella contro il Teramo Basket e contro il Cuore Napoli. Scatta un fallo a Grilli, non proprio d'accordo il numero uno. Mentre gli applausi per Ricciotti e per il pubblico che sta sostenendo comunque in maniera incredibile la squadra in ogni secondo di questa difficilissima partita. Giammò si fa tutto il campo ed entra, un canestro bellissimo che gli vale anche il tiro libero supplementare. 52-70, 18 punti, ora quinto fallo, vediamo, c'è una paletta di quinto fallo, quindi quinto fallo per, vediamo, numero 3, vale a dire Bogdan Milojevic, su 54-70, possibilità per Joshua Giammò. Pronto a lasciare andare il pallone che entra dentro. 55-70, 15 punti di distanza, incolmabili probabilmente in questi 2:44 che ci distanziamo dalla fine della partita, a meno di un suicidio da parte del Barcellona, ma in questo sport non si sa mai. Qui cade Grilli che urla per chiamare un fallo che non arriva. Il contropiede velocissimo, Merella fa girare la palla, Scauri rinuncia al tiro da tre che qui poteva anche tentare, rischiato il fallo su Merella, ma la mancanza di coraggio ancora una volta di Antonietti, la seconda volta che ha la possibilità di lasciare andare il tiro da tre. Quinto fallo anche per un altro giocatore del Barcellona. Nel frattempo c'è il time out. Approfittiamone per ricordare quelli che saranno i prossimi appuntamenti di Scauri e Barcellona. Il basket Scauri sarà atteso nella prossima settimana alla partita prima contro lo Zannella Basket Cefalù, poi contro lo Stella Azzurra Roma, due formazioni, undicesima e quattordicesima, contro cui deve assolutamente fare bottino pieno. Allora praticamente c'è lo Zannella e poi dopo ci sarà il derby per quanto riguarda il Barcellona Pozzericotto, che ospiterà Patti. Allora, Scauri contro Stella Azzurra Roma, diciamo che si va dai ricordi della stagione 98-99, 99-2000, quando Scauri andò per la prima volta a fare la prima partita della Juniores Nazionale. Ai tempi che c'era Tiziana Cristi allenatore, Angelo Toni, fratelli Violo, c'era Gianluca Razzino, c'erano i fratelli Colavolpe, i fratelli Di Russo. La Stella Azzurra Roma è, diciamo che è uno dei grandi teams giovanili. Si uscì sconfitti però, tra virgolette. Poi nel lungo andare abbiamo visto che la Stella Azzurra Roma è un team formato da squadra under 19, ma che come vivaio e come settore giovanile insieme a Tiber e insieme a Acea Roma sono quelli che praticamente in Italia mettono sempre, danno sempre in là. Ultimi spiccioli di partita
possesso per lo Scauri, che prova a dare un senso a questo finale sospinto dal proprio pubblico. È entrato Lorenzo Scampone, lo vedete con la casacca numero 9, un po' di garbage time come lo chiamano in America. Rodriguez, Grilli, ancora una tripla di Grilli, veramente l'uomo che ha ucciso questa partita, implacabile il numero 1. Risponde Merella, non ha la stessa fortuna. Si preparano intanto una serie di cambi da parte del Barcellona per entrare in Pedico, Caldaroli e un altro giocatore al momento coperto al direttore dall'allenatore del Barcellona, Varotta. Escono Brunetti, Rodriguez e me ne manca uno che è già uscito. Ah no, perché deve ancora entrare il Pedico. Quindi fallo di Brunetti. Dando in lunetta va Grilli, non so come possa aver fatto fallo Brunetti, visto considerato che i liberi sono del Barcellona. Aldo ormai presissimo dall'atmosfera che ancora regna nel palazzetto di Scauri, il Pala Borrelli, dove continuano a cantare e a sventolare le proprie bandiere i sostenitori del basket Scauri. Uscito Grilli, è entrato il Pedico Giuseppe. Un po' di garbage time, di turnover, chiamatelo come vi pare, anche per il Barcellona in questi 48 secondi e 9 che restano alla fine della partita. Teghini, rimessa per il Barcellona, è stata una confessione da parte, no vabbè, ancora la palla che va ora al numero 7 Varotta, che è appena entrato, scora per Munovic, ora il Pedico, palla che va dentro anche lui, rompe il muro del 0, siamo sul 56 a 77, quindi più 21 e siamo verso la fine, quando mancano qualche secondo ormai, solo applausi per il team scaurese. Infatti si conclude così, Josh Ajomo a palleggiare, si aspetta la sirena, 56-77, termina la gara dopo circa... Siamo qui con coach Sabatino, la partita è finita, alla fine uno scarto che forse è un po' troppo ampio per quello che avete dimostrato in campo. No, lo scarto è stato giusto, è stato ben meritato, Barcellona ha giocato un'ottima partita di attacco, noi in difesa non siamo stati quelli né di Forlì, di Palestrina e di Napoli, d'altronde finché giochi in 5-6 persone l'allenamento lo devi pure gestire, questa non è una scusa, ma certe volte fisicamente non ci siamo stati. Quello che abbiamo notato in cronaca è stato forse un po' di lassismo proprio sotto canestro per quanto riguarda i rimbalzi sia in attacco che in difesa. Io ho scelto una fotografia nel quarto quarto con il Barcellona avanti 18, sotto canestro in difesa, Boffelli che si fa anticipare da solo al rimbalzo. Ma sai, i rimbalzi è una,
è una situazione di un po' tutta la squadra, nelle rotazioni, nel fare. Comunque la tua disamina è esatta, potevamo fare ampiamente meglio, ma ripeto, siamo entrati, per me siamo entrati mentalmente strani, non è la squadra che conosco io e che ha fatto quello che io gli ho chiesto. In attacco avete comunque mostrato qualcosa in due momenti precisi della partita, anche in avvio proprio di ultimo quarto, quando è sembrato che potesse ricucire lo strappo, poi in concomitanza forse proprio dei vostri due momenti migliori, due palle banali perse in attacco, proprio palla che sfugge tra le mani, adesso senza fare nomi per non cercare colpevoli. E lì forse si sono spente un po' le speranze. Bisogna essere bravi ad ammirare questi ragazzi nei pregi, ma soprattutto nei difetti. Non erano fenomeni prima, non sono scarsi adesso. Una partita dopo 8 giocate a un certo livello ci può pure stare. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, guardiamo in basso, siamo rimasti a 8 punti dalla zona salvezza. Mercoledì andiamo a Cefalù, campo caldo, e vediamo che cosa riusciamo a fare. Nelle prossime due partite, quella proprio contro Cefalù e quella in casa contro lo Stella Roma, quindi sono due partite da fare punti assolutamente per poter guardare a questo finale di campionato con ottimismo. Serena, sì, Cefalù sarà difficilissima per l'ambiente e per il campo. Con la Stella dobbiamo vincere e mettere in tasca i due punti. Serio, poi una piccola domanda per chiudere. Io non sono dell'ambiente, nel senso che lei sicuramente avrà avuto a che fare con altri operatori delle golf, chiamiamolo così, però sono rimasto completamente rapito da un pubblico che non sta ancora sta cantando dopo che è finita da diverso tempo la partita. Ma questa è la sportività della gente di Scauri, che non molla mai, che capisce che i ragazzi stanno in un momento critico, e io li ringrazio perché non è da tutti. Ringrazio perché hanno dimostrato cuore, hanno dimostrato anche con gli striscioni e roba del genere, però noi cerchiamo di dare sempre il massimo, poi dall'altra parte trovi sempre una squadra diversa.